Eccoci, Agostino, come stai? Ben trovato, Ciao buongiorno, Stefano. buongiorno, ben trovato in diretta, insomma. Grazie. Ne è passato di tempo, saranno boh, 10 mesi, non so più, un'era geologica. Eh sì, era la scorsa primavera. La scorsa primavera, sì. Poi ci siamo Ci ha congelati, riprovati. diciamo, ci siamo ibernati in questo periodo, no? E ritorniamo però con gli stessi sfondi, le stesse caratteristiche, insomma, memori dell'anno scorso e delle belle dirette che abbiamo fatto insieme. Siamo qua. Riprendiamo dove abbiamo Bene, interrotto, in un bene, certo bene. senso. Allora, ricominciamo oggi alla grande, vediamo un attimo se ci danno anche dei feedback sul funzionamento, diciamo, della diretta, perché anche noi ci dobbiamo, come dire, un pochettino riprendere le mani su tutto. E, ricominciamo oggi a parlare con te con la stessa formula che abbiamo portato avanti nei mesi passati, no? Ovvero quello di approfondire, diciamo, un autore. Con alcune caratteristiche, insomma, che solo tu ci puoi raccontare, per dare in qualche modo alimento alla nostra passione fotografia, no? Il senso un po' delle fotopillole. Sì, precisamente, per carità, non certo, non solo io, assolutamente, insomma, mi limito a fare un lavoro un po', diciamo, compilativo e a cercare di, appunto, dare qualche pillola informativa su un autore ogni volta, di solito concentrandoci su uno specifico libro, no? In modo da avere anche un po' una trattazione un po' circoscritta. E quindi farci questa chiacchierata, questa mezz'oretta tutti insieme, che sia, come dici tu, uno stimolo poi per gli approfondimenti Certo. di Tra ciascuno. l'altro, in questo caso iniziamo con una grande novità, no? Rispetto al passato, forse sarà l'unico caso che ci ricapita, perché tu, come in passato, ci hai portato un libro, no? Relativo a Stephen Shore. Sì, Vai, vai, vai. esatto, No, lo perché abbiamo mostro. una sorpresa Vabbè, lo abbiamo. incredibile questa volta. Vabbè. Vai, Dimmi si se si vede, vede, io non ovvero per la vedo. prima volta, Agostino Ok, Maiello e facciamo Stefano scuola, come Snyder si hanno lo dice. stesso libro a casa, no? E quindi parliamo dello stesso identico autore, fantastico. Sicuramente ci piace tanto a tutti e due. Sì, decisamente. Prima, insomma, quando te l'ho mostrato, scherzosamente l'ho chiamato, insomma, ecco la mia Bibbia. Perché chiaro che nelle fotopillole io ho sempre cercato di, ovviamente, parlare di autori che mi piacessero, che io trovassi, insomma, interessanti, no? Quindi grandi maestri, grandi classici, eccetera. Tra l'altro, questa forse è la prima volta che parliamo di un autore, no, soltanto in due o tre occasioni abbiamo parlato di autori viventi, no? Con Sì. Pellegrin, con Svensson, ma tutti gli altri erano classici, grandi maestri del passato. E Shore è ancora, insomma, fortunatamente tra noi, è una persona nata nel 47, quindi. Però ecco, diciamo, tra i grandi maestri, per me lui è davvero un fotografo di riferimento, per quello che è il mio, insomma, il mio modestissimo stile fotografico, per me Shore è stato determinante e significativo come pochi, quindi mi piaceva iniziare con lui questo nuovo ciclo di E mi incontri, di sembra, guarda, chiacchierate. che ci siamo Sì. trovati. Io direi di entrare subito, insomma, nella tua presentazione, cambiamo un attimo la modalità di visualizzazione e Ok. in questo momento stiamo vedendo un doppio Stephen Shore, un giovane con un banco ottico, se non vedo male, e uno un po' più, diciamo, attempato, riflessivo, sempre come immagine. Vai. Sì, la foto di sinistra è quella ovviamente più recente. E tra l'altro è fatta, se non ricordo male, da Alex Ott, che magari è un autore del quale potremo parlare in una futura puntata. E quella di destra è ovviamente di qualche anno fa, insomma, non era già più giovanissimo, ma comunque mi piaceva perché ci mostra anche la fotocamera a soffietto con cui ha realizzato il lavoro di cui parliamo oggi, e che è appunto Uncommon Places, che, insomma. Io non so se tu ti sei mai prestato a quei giochini del tipo quale film, quale libro ti porteresti su un'isola deserta, no? Ecco. È sempre difficile dare delle risposte, prenderne uno sui film o sui libri. Ecco, diciamo che se me lo chiedessero sui libri di fotografia, Uncommon Places se la giocherebbe È davvero con sul una cerchia podio. ristrettissima di titoli. Sì, è lì, è un po' il mio Barry Lyndon in ambito fotografico. Allora, ho iniziato questa presentazione prendendo, a parte le due foto, e prendendo qualche citazione che mi sembrava interessante un pochino per farci capire il tipo di autore di cui andiamo a parlare e più che altro anche la fase
del suo percorso creativo di cui ci occupiamo oggi. E io immagino che più o meno tutti, insomma, leggano un po' d'inglese, però per Aiutaci, semplificare la vita, aiutaci, che magari è sempre di aiuto. lo facciamo in. Le tradurrò Vai. in ungherese all'improvviso, no, in inglese. Allora, la prima citazione è, come dire, ci dice: vedere qualcosa di spettacolare e riconoscergli una possibilità fotografica non è chissà che cosa, insomma, non è un grande risultato. Invece, vedere qualcosa di osservare qualcosa di ordinario, qualcosa a cui, insomma, assistiamo tutti i giorni, e riconoscere in questo una possibilità. Ecco, questo è ciò che mi interessa. E qui già cominciamo. Volevo realizzare delle immagini che sembrassero naturali, che avessero, insomma, risultassero come semplice visione, come quando noi guardiamo le cose, e non invece che avessero l'aspetto di qualcosa che è stato preso dal mondo reale e ne è stata fatta una rappresentazione, un pezzo d'arte, una rappresentazione artistica. I fotografi devono imporre ordine, apportare una struttura a quello che fotografano. È inevitabile. Una fotografia senza struttura è come una frase senza grammatica. È incomprensibile, anzi, quasi inconcepibile. E poi un'ultima frase che è interessante: una fotografia ha dei bordi, ha dei confini che il mondo non ha. E questa è una considerazione interessante che riguarda un po' come noi vediamo, no? Il mondo, e quindi poi come noi lo Certo. fotografiamo. Allora, perché sono partito da questo? Perché appunto il tema un po' della fotopillola è Uncommon Places, questo testo che è uscito già in 3 edizioni in realtà, perché poi ogni edizione è aumentato ed è cambiato anche, insomma, il numero di fotografie in esso contenute. L'ultimissima credo che sia intorno al Ma nel senso che 2014, si è arricchita 2015. la produzione, oppure Sì. No, le sono foto quelle? sono dell'epoca, Infatti, sono immagini degli anni infatti. 70. Sì. Però, diciamo, lo stesso Shore dice: io ogni edizione ne tolgo qualcuna, ne Ah, metto ok, lo qualcun'altra e riedita. ne includo qualcuna. Perché, sì, sia per motivi, diciamo tecnici, perché magari oggi è possibile andare a stampare bene a livello, insomma, qualitativo adeguato delle pellicole che all'epoca, magari per problemi di sviluppo, eccetera, non erano venute abbastanza Certo. bene da finire nel libro. E poi lui dice: io poi sono un pessimo editor del mio lavoro, quindi a distanza di anni, come già normalmente succede, se riguardi un progetto ti accorgi che magari qualche foto che all'epoca ti sembrava interessante oggi non ci sta più bene, e viceversa ne aggiungi qualcuna che all'epoca avevi scartato. Quindi per questi motivi, infatti, insomma, è come se esistessero in realtà 3 Uncommon Certo. Places diversi, 3 libri diversi. No, noi abbiamo la più recente, insomma, quella che ha il sottotitolo The Complete Works, però l'originale e quella successiva hanno meno immagini. Di cosa parliamo qui? Parliamo di un fotografo che, appunto, l'ho detto nell'introduzione, è nato nel 47, statunitense, anche se di origine vagamente europea, perché il nonno paterno veniva dall'Ucraina. Inizia presto a fotografare, intorno ai 10 anni gli regalano la prima macchina fotografica, poi gli regalano un famoso libro di cui forse abbiamo parlato, insomma, Walker Evans, no? Americans. Di un lavoro di fotografia, esatto, di fotografie americane. Inizia a frequentare la scena newyorkese della pop art, dell'arte concettuale, entra nella factory di Andy Warhol, no? E quindi, tra l'altro, il suo primo libro sarà proprio un reportage, diciamo così, più un reportage, un diario delle sue esperienze, chiamiamolo studio, insomma, anche se era un centro, insomma, davvero creativo, di incontri, di feste, fondamentale nella scena culturale e artistica dell'epoca. Sicuramente un posto dove non girava nessun tipo di droga, proprio, possiamo dare per scontato che non Che fosse proprio fosse un lindo e cenacolo molto pinto. tranquillo. Sì, lì David Bowie, Mick Jagger, Certo. Lou Reed, vabbè, insomma, comunque un perno sicuramente della cultura dell'epoca. E appunto lui inizia con questo tipo di lavori, e poi pochi anni dopo, già giovanissimo, vende delle foto al Museum of Modern Art di New York, gliene compra allora diretto, la parte fotografica diretta dal famoso Steichen. E poi, sempre giovanissimo, è praticamente il primo fotografo ad avere, o meglio, il fotografo più giovane ad avere una personale al Metropolitan Museum. Prima di lui soltanto Stieglitz aveva avuto una personale 40 anni prima, quindi
parliamo di un autore che già da giovanissimo ha un forte risalto sulla scena culturale newyorkese. E le sue foto, il suo primo lavoro, diciamo, significativo dell'epoca, è un testo che si trova ancora tranquillamente, che si chiama American Surfaces, superfici americane, ed è una specie di diario di viaggio fatto con una macchina piccola, una 35 mm, fatto di istantanee, di foto che non hanno quasi nessuna ricerca dal punto di vista estetico formale, no? Di composizione, di luce, di inquadratura, ma che semplicemente vivono e propongono la fotografia come uno strumento di racconto del quotidiano. E quindi abbiamo anche delle foto di tutte le persone che incontra, quello che mangia. Oggi noi lo vediamo su Instagram, fatto da tantissime persone, certo, no? Che raccontano il quotidiano facendo, ecco, nessuno si è inventato niente. Anche se lì ovviamente c'è un discorso di progettualità e così via. Ha successo, ha una mostra e così via, e poi in seguito ad a una serie di riflessioni, durante la mostra, la sua mostra al Metropolitan, incontra Paul Strand, grande, grandissimo fotografo di cui abbiamo parlato, che in un'altra sala esponeva le foto bellissime, bianco e nero, stampate a regola d'arte, e gli diceva, guarda, tu dovresti forse cambiare approccio, perché con queste stampine piccole a colori, disordinate, ti rovini sul mercato. Insomma, gli dava consigli da vecchio grande maestro. Poi anche un incontro con il successivo direttore del reparto fotografico del MoMA, Sarskowski, che gli dice più o meno le stesse cose, dovresti cambiare approccio, puntare a una qualità diversa e così via. Insomma, lui cosa fa? In primi anni 70 parte per un viaggio on the road per gli Stati Uniti, e decide di approcciare il racconto della realtà con uno strumento completamente diverso. Mette da parte la macchinetta 35 mm e comincia a lavorare con una macchina in grande formato, una storico marchio americano di macchine in grande formato, una Deerdorf 8x10 pollici, per capirci, una fotocamera che produce lastre di 20x25 cm, quindi quasi un formato 4, giusto per dare un riferimento. Anzi, ho anche trovato un piccolo video su YouTube, uno dei tanti, mi stacco un attimo la presentazione e faccio vedere qualche secondo. C'è un fotografo, mi pare russo, credo dai caratteri, che fa dei ritratti. Ecco, questa è la macchina. Prova a ingrandirla un attimo. Sì, era giusto per dare un'idea per chi non, esatto, sapesse, insomma, per chi non si è mai visto che cos'è una fotocamera a banco ottico. Cioè di grande formato. Vedete la classica scena del fotografo che si mette sotto il panno nero e così, sì, via. Sì. Queste macchine, al di là della qualità ovviamente straordinaria, vedete quanto è grande, no? Il vetrino di messa a fuoco, e questo è il pulsante di scatto flessibile, l'otturatore sta sull'obiettivo, eccetera. Sono macchine che ovviamente hanno un'operatività molto molto lenta, molto molto ragionata, in cui la composizione dell'immagine e la messa a fuoco, questa è una lastra, sono necessariamente curatissime. Certo. Quindi Shore è ovviamente costretto ad abbandonare il tipo di approccio così spontaneo, così disordinato, istintivo, no? Verso la realtà, e anzi all'estremo opposto si colloca verso un tipo di fotografia posata, lenta, riflessiva, anche per una questione di costi, perché insomma uno scatto del genere è un bel investimento. Non parliamo di rullini, no? Parliamo di lastre singole, certo. Quindi la singola lastra e poi lo sviluppo sono ovviamente, insomma, notevoli dal punto di vista economico. Quindi si cerca si è portati naturalmente a scattare in un certo modo. E a che cosa rivolge la sua attenzione Shore? Alla fine, come dicevo, l'importanza anche del mezzo, no? Proprio l'utilizzo di questo tipo di fotocamera lo porta a raccontarci la vita, gli scenari, le ambientazioni degli Stati Uniti degli anni 70, con uno stile che sicuramente è ancora un po' influenzato dalle fotografie americane di Walker Evans, è stato un grande maestro, insomma lo stile che lo stesso Evans definiva documentario, ma ovviamente attualizzato in termini di visione, in termini di io direi anche di assenza di persone. Qui non siamo assolutamente in presenza di un reportage in senso stretto, non stiamo parlando di street photography, anche se sono foto prese per la strada, certo, no? Perché poi uno pensa che la street photography sia quello e basta. Qui siamo in presenza di una progettualità molto precisa che avrà poi un'influenza enorme su decenni e decenni di fotografie e di autori negli Stati Uniti e non solo. E come riallacciandomi una delle citazioni che menzionavo all'inizio,
il valore delle immagini sta nella capacità di rappresentare, o meglio, di trovare della bellezza e degli elementi di interesse in scene che non hanno nulla di spettacolare per sé, come direbbero proprio gli americani, in quanto tali, ma proprio per, come dire, rivelando un contenuto e un significato molto denso che va al di là di quella che è l'apparenza di un incrocio, di un parcheggio, di uno scorcio di quotidianità normale. Quindi è un gioco fatto, è un risultato che si ottiene dando grandissima importanza, per non dire essenziale, a quella che è ovviamente l'armonia compositiva delle immagini che si presentano nella loro ordinarietà, e che però, appunto, per questa cura enorme nella composizione, nelle cromie, nella scelta dei colori e ovviamente nella scelta dei soggetti, finiscono in realtà con raccontare molto di più di quello che mostrano ad una prima occhiata, perché nelle considerazioni, in questa edizione del libro che noi abbiamo, ci sono anche un paio di, c'è un'intervista, c'è un saggio, e una delle considerazioni che Shore fa è, ce ne sono due, diciamo, di altro tipo, molto essenziale, che vorrei dire. La prima è che quando lui dice, io per fare una foto del genere ci metto tantissimo tempo, perché naturalmente devi preparare la composizione, la messa a fuoco, sono macchine che hanno corpi mobili, cioè sono macchine molto semplici, una lastra di legno su cui si avvita l'obiettivo e un'altra lastra dietro su cui c'è il vetrino, insomma, il vetro di messa a fuoco, e in mezzo c'è il soffietto, no? Quindi con il movimento, tutte queste macchine sono appunto a corpi mobili, quindi ci sono delle manopole con le quali si possono ruotare, orientare, inclinare le due, diciamo, piastre su cui sono montati questi due elementi, e quindi questo consente di curare, di massimizzare la profondità di campo, di curare bene la prospettiva, evitare le linee cadenti, no? Si possono sollevare, alzare le macchine e così via. Normalmente con una macchina reflex, diciamo, 35 mm, se ci si mette davanti a un palazzo, viene storto. Per prenderlo tutto, cioè non può alzarlo, certo. Quindi il palazzo scatta indietro e così via. Invece con le macchine a corpi mobili, che sono un po' anche lo standard, no, per l'architettura, questi problemi vengono meno. Quindi lui dice, io per fare questo tipo di immagini ci metto tantissimo tempo, però poi chi la guarda subito, tutta insieme. La visione di un'immagine è davvero di pochi secondi, quindi torno anche a quella indietro. E quindi la fruizione da parte dello spettatore richiede un approccio più deliberatamente più rilassato, più riflessivo, no? Perché altrimenti si rischia di guardarle così rapidamente e sembrano delle immagini prese per strada senza null'altro. E invece osservandole con più attenzione si scopre una serie, di solito appunto una serie di piani molto studiati, una serie di soggetti, di dettagli molto ricchi, e qui mi rilascio alla seconda considerazione che volevo fare. Shore dice, io La grandezza delle lastre, delle pellicole utilizzate da queste macchine è tale che c'è sul negativo finisce una quantità di informazioni enorme, lui usa il termine surreale, di cui addirittura il fotografo non si accorge durante lo scatto, perché poi quando inquadri magari la vedi, insomma, relativamente piccola, 20x25. Poi però vai a stampare e ti accorgi di dettagli, ti accorgi di una pulizia, perché proprio la grandezza della lastra consente di risolvere con una pulizia estrema anche dettagli più piccoli. E quindi la foto finisce con l'essere visualmente molto molto ricca. E quindi colpisce di più l'osservatore, perché in realtà più la guardi, più ci navighi dentro. E questo è, secondo me, il valore principale di queste immagini. Io per questa presentazione ne ho selezionato una quindicina, e in realtà nel libro c'è anche qualche scatto di natura un po' più vicino forse alla logica che raccontavo prima, quella delle superfici americane. C'è qualche ritratto, c'è qualche foto di interni un po' più, passami il termine, amatoriale, per capirci, no? Invece io per questa selezione mi sono voluto un pochino, diciamo così, tenere un po' più, diciamo, strettamente sulle immagini in esterno, sulle immagini un po' più tipiche, certo, di questo lavoro. Anche perché poi nelle edizioni successive lui man mano toglieva quelle meno coerenti, meno vicine a questo approccio, e aumentava il numero di queste qua. Quindi. Tra l'altro, Agostino, faccio solo una riflessione: noi facciamo spesso passeggiate fotografiche, no? Anche con te siamo andati a Garbatella, no? Abbiamo fatto un'attività, no? E Roma, come tutte le città, è caratterizzata dalla presenza delle automobili, no? Inevitabilmente, che sono un elemento potenzialmente di disturbo, no?
magari se vuoi valorizzare un paesaggio, un monumento, un palazzo, no? E così via. E lui invece include, no? Deliberatamente nelle sue immagini e ne esalta proprio le forme, la cromia, l'abbinamento con il resto del contesto, cioè quello che è appunto anche un limite, no? Sentito da molti, no? Sì. Diventa un elemento fondamentale invece nella sua fotografia a colori. Assolutamente, come dici tu. Poi, come dire, l'automobile è stata un po' il segno distintivo della civiltà statunitense moderna, no? Se prendiamo poi i classici tre, le tre milestones del racconto della società americana contemporanea, no? Appunto Evans, Frank e Shore. In Evans ovviamente le macchine erano praticamente assenti, perché parliamo di un'America, di un'epoca in cui erano ancora molto molto rare. In Robert Frank, in The Americans, l'automobile è quasi uno dei temi portanti dell'intera narrazione, dell'intero libro. E anche in Shore lo diventano moltissimo, con una minore componente umana, nel senso, come si sarà notato guardando queste prime immagini, le automobili la fanno da padrone, disegnano lo scenario, creano il paesaggio con i loro colori, con le loro forme, eppure essendo l'automobile di solito associata ad un'idea, no, di viaggio, di movimento, di dinamismo, in realtà nelle foto di Shore la sensazione del Certo, movimento non c'è quasi è mai. profondamente statica. Di solito sono immagini che sembrano quasi essere congelate in un momento appunto, di flusso temporale, ma è un congelamento che non ci sembra avere un prima e un dopo. Sì. Ci sembra un'immagine chiusa, finita in se stessa, no? Come se fosse appunto non una frazione di secondo sottratta al flusso del tempo. E quando ci sono figure umane, finiscono con l'avere un aspetto un peso più che altro grafico. E come in questo scatto, che questo potrebbe essere definito uno scatto di street photography a tutti gli effetti, perché no, siamo in luogo pubblico, siamo appunto in uno scatto, insomma, un contesto chiaramente spontaneo, non costruito. Però ecco, come nelle foto di Shore, qui siamo un po' più al limite, non sembra che non succeda nulla, ma c'è sempre questa sospensione, un po' di questa sensazione, un po' di sospensione temporale, no? Si potrebbe fare qualche riflessione sulla cultura classica greca, no? I greci antichi avevano due termini per indicare il tempo, il Cronos e il Kairos, quindi uno è legato agli accadimenti, e l'altro più che altro alla scansione temporale, eccetera. E ecco, Shore, che ha, insomma, tra l'altro, insomma, studi di un certo tipo, appassionato anche di Shakespeare, eccetera, in qualche intervista cita, fa qualche riferimento del genere, a questa sua volontà di voler cercare una realtà che non è soltanto quella che appare, ma che appare a seguito della visione fotografica. Infatti, Ma poi i lavori successivi sono anche un po' più particolari, ecco, non magari di fruibilità un po' più complessa rispetto a questo tipo di già, immagini. già queste immagini viste oggi, no, possono risultare ostiche, no, e difficili per molte, no, nel senso che sono di per sé respingenti, no, per chi fa della fotografia una fruizione rapida, istantanea, veloce, no? Quantitativa, e così via. Qui siamo proprio all'esatto opposto, no? Siamo con immagini molto, molto lente, molto distanti, dove non si capisce bene quale sia il vero soggetto, no? Se non forse è l'insieme stesso il soggetto dell'immagine, no? E la sua comprensione, no? Poi la possibilità di vagare tra i dettagli, no? Vista anche le grandi dimensioni, no? Sì, Dell'immagine. come dicevo prima, si galleggia un po' in queste foto. E uno dei libri di Shore, che si chiama La natura delle fotografie, che in italiano è Lezione di fotografia, e questo non so se ce l'hai, Questo è e, beh, mi do... ovviamente c'è questo Agostino è... Maiello che ha la chicca sempre in più, è per forza, deve essere così. Questo è un testo che io consiglio molto, perché ha un valore didattico enorme. Non sono foto sue, ce n'è qualcuna anche sua, ma è che lui poi ovviamente è stato, ha una cattedra, insomma, insegna. E
Questo è un testo in cui lui sostanzialmente si interroga, dice perché una fotografia funziona e l'altra no? Che cos'è che fa sì che una fotografia risulti interessante? No? Abbiamo capito, sarà chiaro che a lui non è che interessi fare foto belle, a lui interessa fare foto che dicano qualcosa, che siano interessanti. E quindi, insomma, individua, è un piccolo manuale davvero semplicissimo, un piccolo testo sulla pagina di sinistra e poi esempi. Del suo discorso sulla pagina di destra. E lui tra i vari aspetti, no? Appunto, la messa a fuoco, l'inquadratura, il tempo, cioè il momento in cui la foto è stata scattata e così via. Ecco, come dicevi tu, questa foto qui probabilmente se la facesse uno. Scusate, c'è la gatta che va in giro, non vorrei che mangiasse qualche filo. L'abbiamo vista passare dietro. Ah, ok. Oggi forse un fotografo, un fotomatore, se facesse una foto del genere, se la ritrovasse sullo schermo della macchina, la scarterebbe, direbbe no, vabbè, non è venuta bene, non c'è niente di interessante, c'è questo tizio di spalle, mezzo sfocato, non a fuoco e così via. E invece è finita in un testo che viene insomma, tuttora studiato e considerato in tutte le accademie di fotografia del mondo, perché ovviamente fa parte di un progetto particolare. Qui siamo in uno scenario simile e forse a qualcuno verrà in mente un tipo di pittura classico di Hopper, no? Che viene spesso citato quando assistiamo a scene con questa luce così calda, così morbida, così avvolgente negli scenari tipici degli Stati Uniti di qualche decennio fa. E anche qui, no? Un momento di apparente stasi. Queste persone si stanno muovendo, le macchine stanno in mezzo alla carreggiata, quindi stanno camminando, però guardate che immobilità, che senso di pace, di tranquillità, di astrazione temporale che c'è in questa immagine e che possibilità, proprio perché c'è una nitidezza molto estesa, un po' in tutto il piano, in termini di profondità di campo, noi abbiamo la possibilità di partire io direi, partirei più dall'angolo in basso a sinistra, dove noi tendenzialmente tendiamo a leggere foto da sinistra a destra, almeno noi occidentali, e guidati un po' dalle strisce a terra, dalle linee della timezzeria, dai cavi elettrici, dalle scie nel cielo, abbiamo un percorso di lettura che ci porta verso un mondo che va oltre il fotogramma. No, e con questo, così come abbiamo il pick-up tagliato a sinistra, che ci fa capire che cosa, che c'è un altro, che c'è un qualcos'altro che va oltre appunto il bordo sinistro del fotogramma. E con questo, no, mi riallaccio a una delle citazioni che ho ripreso all'inizio, la fotografia ha dei bordi, il mondo non ha bordi, insomma, quindi un elemento da tenere presente nella costruzione delle immagini è appunto anche che cosa lasciare dentro e che cosa lasciare fuori. Certo. E quando si scatta con una fotocamera, per esempio la classica Leica a telemetro, le immagini fatte, no, nella street photography, lo stesso Shore in un'intervista, forse in questo libro, forse altrove, non ricordo, fa un riferimento a Robert Frank, no, di Americans, e dice: Frank, scattiamo con una Leica, una macchina a telemetro, nel telemetro tu vedi con le cornici che delimitano il campo inquadrato nel mirino, quindi vedi anche quello che non verrà nella foto. Vedi quello che sta per succedere, vedi quello che sta al di fuori del tuo fotogramma. E questo dal punto di vista di costruzione mentale dell'immagine è importante, perché il fotografo non vede soltanto quello che sta inquadrando, che verrà nella foto, ma vedi anche quello che c'è fuori. Con le reflex questo non succede, con una macchina a banco ottico allo stesso modo questo non succede. Il vetrone, in questo caso di messa a fuoco, mostra appunto soltanto quello che verrà sulla lastra. E questo consente al fotografo, o meglio, gli consente e lo costringe in un certo senso ad astrarsi un pochino da quello che c'è intorno, soprattutto poi nel caso delle macchine di grande formato, perché stai sotto a un panno nero, Certo. quindi anche proprio visivamente e acusticamente isolato dal resto del mondo, a differenza mia che invece non sono acusticamente isolato dalla mia gatta che continua Ma a non si miagolare. sente, non si sente, Allora, è non si sente, coperta punto. bene. Ok. E questa foto è un po', diciamo, atipica nel senso nel contesto delle immagini che sono quasi tutte urbane, no? Invece qui siamo in presenza siamo in un parco vicino a un fiume, il Merced River. È una delle più famose, delle più apprezzate, tra l'altro scattata il 13 agosto.
giorno del mio compleanno, quindi per forza di cose è andata bene. Anche qui, no, siamo in presenza di una, quella che potrebbe sembrare una foto ricordo turistica, no, di uno che vede un bello scenario, le montagne, alberi, uno specchio d'acqua, però qui la disposizione dei soggetti, la mamma col bambino, la nonna con la nipotina lì a fianco, il bambino che fa la foto, immagino il fratellino lì nell'acqua, c'è una disposizione geometrica particolare, interessante, che ci guida verso la lettura, verso lo sfondo, e ci trasmette una grande sensazione di staticità, di grande tranquillità. Così come questa, che è una foto che si trova sulla copertina di un altro testo di antologico dedicato a Shore, questa è sua moglie, Ginger. E anche qui, no, è una foto apparentemente semplice, uno potrebbe dire anche sbagliata, perché lei è di spalle, quindi non è neanche ritratta, insomma, non l'abbiamo, è una figura, con questa ringhiera, questo passamano sfocato in primo piano, eccetera. Però in realtà, vedete, c'è un gioco di linee molto preciso, molto studiato, e quindi è come se fosse un esercizio di visione fotografica, perché in realtà anche un soggetto apparentemente banale è un po' la quintessenza degli Uncommon Places, no? Cioè, luoghi non comuni, fuori dall'ordinario. Il titolo sembra Ci quasi sono una dei problemi provocazione, con la perché in tua realtà nulla. connessione, Agostino. Io ti sento, ti abbiamo perso un po' nel video, ma ti sentiamo. Ah, vabbè, l'audio è il motivo per cui Vai. siamo qui alla fine. Dicevo, il titolo del volume, no? Uncommon Places, luoghi non comuni, fuori dall'ordinario, in realtà potrebbe essere una provocazione, no? Perché nulla in realtà è più ordinario di tutti i luoghi che abbiamo visto finora. Questa è una piscina in un albergo, abbiamo visto incroci stradali, abbiamo visto quella dopo è una stazione di servizio. Quindi in realtà non c'è nulla di più ordinario e quotidiano di questi posti. Però è proprio l'essere passati attraverso la visione fotografica che li trasforma in qualcosa di uncommon, qualcosa di, appunto, di non comune, ed è un modo con cui, appunto, il fotografo dice all'osservatore, anche in un posto dove tu magari passi 2 volte al giorno quando torni dal lavoro, guardato in un certo modo, ritagliato in un certo modo, inquadrato in un certo modo, si trova un valore di contenuti e di significati che ti dice, ci dice tantissimo sul modo in cui noi oggi viviamo e su come il mondo appare quando Certo. fotografato. Questa è una delle pochissime foto dove c'è un po' di movimento, dove c'è un po' la sensazione del movimento, perché vediamo Quell'auto, sì. quella ghia arancione che c'è un po' di tempo lungo, insomma. Anche qui, come vediamo, non c'è praticamente presenza umana. Questa è una composizione splendida, perché insomma la capacità di vedere questo semplicemente questo incrocio, questi due palazzi senza particolare pregio architettonico, no? Eppure il gioco di luci, il colore, il verde, considerando anche che parliamo di pellicole, quindi insomma qui non ci sono alterazioni digitali particolari. È un'epoca in cui si fotografava, usciva la lastra, al massimo si agiva un pochino in fase di stampa, no? Con a colori, ma quel poco che si poteva fare. Quindi non si potevano stravolgere, diciamo, al computer le immagini, andavano viste e prese così come erano, tra virgolette, tenendo sempre conto ovviamente della mediazione dell'autore e dello strumento. Questa è un'immagine che riposa tutta sull'alternanza di colori, sui toni caldi no, della metà sinistra, e sull'assenza un po' più di luce invece sulla parte destra. Vediamo soltanto una forma umana sullo sfondo con un cagnolino, quindi c'è anche qui, no? Una situazione di sospensione, di atemporalità con questa ombra che proietta e che spezza un po' a metà questa facciata. Ecco, allora la capacità di creare un'immagine bilanciata che funzioni nonostante apparentemente ci siano delle manchevolezze. Vediamo che all'estremo sinistro c'è un cartello tagliato. Il lampione a destra è tagliato. Uno potrebbe pensare,
non so, magari faccio un passo indietro oppure mi sposto un po' più a sinistra per far entrare questo e far entrare quest'altro. Però in realtà la composizione è giusto che sia così, perché è così che c'è il corretto equilibrio di pesi e di vuoti e di forme e di masse. E naturalmente, come dicevo prima, l'utilizzo di una macchina così grossa, così macchinosa, così lenta, da un lato costringe, dall'altro ti porta a soppesare in maniera molto, molto precisa le composizioni. Chiaro, chiarissimo. Agosti. Anche qui vediamo, no, uno scatto apparentemente spontaneo. No, vai, non sapevo quante altre immagini avevi. Ah, ok. Siamo altre tre. Vai. Siamo lunghi. Vai. Finisci, che sei interessante, sì, assolutamente interessante. Sì, anche qui, poi io consiglio, spero che si vedano il meglio possibile tramite la diretta, però davvero invito gli appassionati e chi fosse rimasto incuriosito anche su internet, insomma, si vedono sul sito stesso di Shore, insomma, si possono guardare bene e si possono scoprire davvero tante tante cose che magari nella compressione e nella velocità della diretta si perdono. Anche qui, no, lui questa è una cosa che lui fa spesso, quella di usare l'ombra di qualcosa in primo piano che ti, di solito può essere un albero, può essere un cartello, può essere un semaforo, un lampione, eccetera, che ti porta poi a leggere l'immagine. Qui, no, si parte seguendo l'ombra, poi cadiamo sulla scritta e poi proseguiamo verso il fondo, la parte destra dell'immagine. Anche qui, essenziale al massimo, un'inquadratura pulita, semplicissima, con pochi colori che funzionano bene, correttamente armonizzati tra loro, e quindi è un segno dell'inquadratura giocato appunto su queste linee. Noi vedremo spessissimo, si vedono spessissimo nelle immagini di Shore i cavi dell'alta tensione, i tralicci, eccetera. Tu dicevi prima, a Roma si va in giro, le macchine disturbano, eccetera. È inevitabile, insomma. Noi italiani abbiamo avuto la fortuna di nascere in un paese che è strapieno di bellezze, viviamo praticamente un museo a cielo aperto, Roma in particolare, non c'è bisogno di dirlo, e quindi tendiamo ad avere una sensibilità estetica molto sviluppata verso il versante architettonico, culturale, storico, no? Ci riesce più difficile girarci dall'altra parte, dire no, non voglio fotografare, guardare il Colosseo, il Pantheon, le ruine, i fori e quant'altro, voglio vedere architettura moderna, voglio vedere gli ambienti costruiti dall'uomo nei decenni più recenti e provare a trovare elementi di interesse anche in quel tipo di racconto, anche perché quello è anche il mondo in cui viviamo, non è soltanto il Colosseo o il castello medievale in altre parti d'Italia, insomma, il nostro paesaggio urbano e non solo è composto, ahimè, anche e soprattutto di palazzi anonimi o di servizi, insomma, costruzioni civili sicuramente meno belle dal punto di vista estetico, ma che possono essere molto significative sul piano fotografico. E l'abilità sta anche in quello, no? Nel cercare di guardare un po' oltre quelle che sono le bellezze più apparenti. Questa foto è un po' ironica, perché qui noi abbiamo la bellezza naturale che si trova qui, ma che in realtà è fotografata all'interno di un cartello che la fotografa, quindi è come se fosse una citazione, perché in realtà dietro, come vediamo, ci sono dei tralicci dell'alta tensione che seguono un po' la linea di questa staccionata, e quindi sembra quasi che questa bellezza sia artificiale, a sua volta rappresentata all'interno di un ulteriore segno visivo, che è la fotografia che ha fatto qualcun altro per realizzare questo cartellone pubblicitario. Qui forse si comincia a vedere un pochino di quella sperimentazione che Shore poi porterà avanti negli anni successivi, quando si butterà un po' più sul paesaggio, e cercando di andare oltre questa visione che è stata importantissima, essenziale un po' per gli anni 70-80, ma che poi ovviamente si è evoluta, e pensiamo, insomma, anche alla scuola di Düsseldorf, eccetera. Vabbè, sarebbe un discorso lunghissimo. E questa è l'ultima immagine che ho scelto per questa velocissima selezione. Anche qui mi sono tenuto sul classico, insomma, sullo Shore classico cittadino, urbano, un po' alla opera anche qui, con questa luce molto calda, con questa luce molto mobile. Vedete l'immagine tutta giocata sui toni caldi, sia nella scelta dell'orario, sia nella scelta del punto di ripresa, perché il palazzo a sinistra, i mattoni, insomma, argilla, quindi arancione, diciamo, come classico dell'argilla, il palazzo giallo lì sulla destra, e cartelli gialli, insegne rosse, pick up rosso, insomma, l'immagine ha tutta una
una connotazione cromatica molto forte anche nel cielo, ovviamente anche per questioni di orario. C'è una, almeno io lo vedo, poi non so se arrivi, se passa tramite Facebook, ma c'è una, un po' di magenta, un po' di rosa. E sembra anche questa un pochino un quadro di Hopper, come dicevo all'inizio, e anche qui vediamo un'immagine apparentemente vuota, un pezzo di strada vuoto, non c'è neanche una macchina davanti. Ci sembra quasi che sia la foto di un parchimetro. Però in realtà guardandola con attenzione si scopre una serie di piani di lettura, si scopre una serie di, c'è l'uomo in attesa, il semaforo rosso, la macchina sullo sfondo, queste due amiche qui sulla destra. C'è la capacità cioè di leggere qualcosa all'interno di questa immagine che ci dice comunque tantissimo, no? dei momenti e degli spazi e degli ambienti in cui si svolgeva la vita dei cittadini statunitensi nell'epoca, un'immagine che poi a noi comunque risulta abbastanza familiare, perché in ogni caso dopo tanti film, tanti videoclip, insomma dopo aver comunque assorbito tanta cultura statunitense, la cultura statunitense è un po' la seconda cultura di tutti noi occidentali, nel bene e nel male, quindi non ci risulta, ci sembra così incredibilmente tipicamente statunitense, no? Questa immagine. Però se oggi noi abbiamo una facilità di lettura su questo aspetto è anche perché c'è stato prima uno come Shore che ha rappresentato così bene un certo tipo di scenari e quindi contribuendo a plasmare quello che è un po' l'immaginario collettivo quasi automatico che noi abbiamo di quel tipo di cultura, ecco. Quindi mi piaceva iniziare questo appunto questo ciclo di fotopillole con un autore che non fotografasse splendidi modelli o personaggi famosi o paesaggi spettacolari, ma che puntasse l'occhio verso soggetti più banali, più ordinari, ma che proprio a seguito della visione fotografica diventano luoghi non comuni, uncommon appunto, quindi ci può essere di grande aiuto per partire con un esercizio di stimolo e di riflessione sulla capacità che noi abbiamo di vedere il mondo attraverso una fotocamera, che è diverso da andare in giro e guardarlo con i nostri occhi, se non altro per la visione monoculare bidimensionale che una fotocamera ti impone, no? Assolutamente. Agostino, allora cambiamo la visualizzazione e intanto ti ringrazio, perché ovviamente questo esordio è uno stimolo molto importante, no, per tutto quello che tu ci hai raccontato. Sicuramente in un'epoca digitale, no, di istantaneità, no, far vedere queste immagini è molto anacronistico, ma è una scelta anche da parte nostra importante, no, quello di trasmettere un messaggio che poi c'è dietro queste immagini, che potrebbe essere banalmente riassunto nel fotografare meno, fotografare pensando di più, no? Non dico meglio, ma sicuramente pensare di più, no? Certo. Utilizzare quello che molte volte viene dimenticato, no? Quando uno preme e scatta un'immagine, molte volte in realtà è cieco, perché è annebbiato, no, dal bisogno di fotografare, dalla bulimia del produrre, no? E tutta questa serie di cose. E abbiamo visto un autore invece in cui di fatto l'atto dello scattare è appunto un 125esimo di secondo, no? E il senso è del suo lavoro e la parte più importante delle sue immagini è tutto quello che precede, no? Quindi la riflessione che viene data, no, per creare quell'immagine lì. Quindi il tuo invito, e ti lascio subito parlare, il tuo è un invito molto, molto forte, no, molto violento anche, no, in questo momento, no, rispetto al fotografare. Ma allora, sì, confermo tutto. Tra l'altro lui stesso, come citavo all'inizio, è partito con un approccio più bulimico, no, delle foto in quantità industriale, fatte quasi senza pensare, in maniera appunto istintiva al massimo. Però in realtà, ecco, e poi invece si è spostato verso un approccio radicalmente opposto, che è quello di cui abbiamo parlato in sostanza oggi. Però in realtà anche questo è un modo di scattare istintivo. Certo. È semplicemente più ragionato, c'è una componente di attesa, di preparazione, però il momento in cui decidi di scattare, no? E come dicevo nell'altro libro, lui dice il tempo, non il tempo di esposizione, ma il momento in cui scatti è fondamentale, perché fa la differenza tra una foto e l'altra. E quello è un momento di cortocircuito tra quello che vedi, quello che senti, quello a cui pensi di voler arrivare, quello che stai respirando in quel momento, il rapporto di simbiosi che hai con la scena che hai davanti. E quello comunque è istintivo. Che tu faccia una foto con una macchina a corpi mobili o ne faccia 80 con un cellulare, c'è comunque un momento in cui in qualche modo vuoi scattare.
Il mio modestissimo invito è quello di non preoccuparsi di farne tante, ma di riflettere il più possibile e cercare di arrivare ad una consapevolezza del momento dello scatto tale che quando poi lo si realizza lo si è fatto perché effettivamente si è sentito di volerlo fare in quel momento e non perché istintivamente così si è premuto il dito e si spera che la foto sia venuta bene o la rifaccio perché magari non è venuta meglio, insomma, ecco. Molto chiaro. È un po' come la composizione di una quando l'autore mette la nota sul pentagramma è perché vuole mettere quella, no? Cioè, no, metto un po' di note, un po' su, un po' giù, un mezzo tono su, un mezzo tono giù, e speriamo, vediamo poi quale suona meglio. Ecco. Io cerco, insomma, di spingere soprattutto chi è agli inizi a ragionare il più possibile appunto sull'utilizzo del mezzo fotografico. Un autore come Shore può essere molto molto utile come, se non altro come argomento di studio, poi naturalmente uno scatta in maniera diversa, con macchine diverse, con approcci diversi, ci mancherebbe. Però l'approccio, il metodo è qualcosa che prescinde dal genere, no? Chiarissimo. Qualcosa di trasversale, quindi io invito sempre ad approfondire. Bene, bene Agostino. Allora, con questo tuo approfondimento e questa tua riflessione finale ci salutiamo e risponderemo a tutti quelli che vedranno poi questo intervento nel tempo. Insomma, se avete domande, dubbi o curiosità, scriveteci pure, noi vi rispondiamo. Agostino, ti saluto e non vediamo l'ora di parlare del prossimo autore al maschile e femminile, indipendentemente, insomma, speriamo quanto prima. Quindi ci rivediamo presto su questi schermi. Va Volentieri, alla bene. prossima. Grazie a te e a Buona chi ci ha seguiti. giornata, ciao. Ciao, grazie anche a voi.